Il governatore Musumeci in controtendenza con il piano vaccinale nazionale. Da domani la possibilità di prenotarsi per gli over 50. Intanto torna il porte aperte a AstraZeneca. Non è più tempo delle chiacchiere, ma di manifestazioni eclatanti. Confcommercio pronta allo sciopero della fame a partire da giovedì. A Canale 74 il presidente regionale Gianluca Manenti. Diversi utenti di Marina di Modica lamentano l'assenza di copertura telefonica, un problema che dura da 5 mesi, ovvero da quando un tir distrusse la cabina e l'antenna all'ingresso della stazione balneare. Imbrattata la segnaletica verticale di via Ramelli a Ragusa, ignoti lo avrebbero fatto in nome di vecchie ideologie. Sullo spiacevole episodio, il sindaco di Ragusa che condanna tali comportamenti. Salve a tutti e bentrovati con l'informazione di TG74. Come sentito dai titoli, riparte l'iniziativa regionale per spingere sulle vaccinazioni, a iniziare da AstraZeneca. Da domani ritorna il porte aperte nel 3 hub della provincia di Ragusa per gli over 60. La novità di oggi invece è la possibilità di prenotarsi anche per chi ha più di 50 anni e quanto ha stabilito proprio nelle ultime ore il governatore Musumeci, che si dice in controtendenza con il piano vaccinazioni nazionale. I dettagli nel servizio. Prorogata l'iniziativa di porte aperte in tutta la Sicilia. Gli interessati quindi potranno presentarsi direttamente domani senza prenotazione all'hub dell'ex ospedale civile di Ragusa, in contrada Beneventano a Modica e nei locali ex Fiere Maia a Vittoria dalle 8 alle 20 ed essere quindi sottoposti a vaccinazione AstraZeneca. I target a cui è rivolta la vaccinazione, porte aperte specificano dall'ASP 7 di Ragusa, restano i cittadini con più di 60 anni e i soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria dei cosiddetti fragili, secondo i criteri stabiliti dal Piano Nazionale Vaccini. Criteri però adesso superati dallo stesso presidente della regione, Nello Musumeci, che apre alle vaccinazioni anche per gli over 50. Sempre l'azienda sanitaria sottolinea, con l'obiettivo di ridurre i tempi d'attesa, l'importanza di presentarsi muniti di tutta la modulistica già compilata e firmata. Intanto, come accennato proprio Musumeci questa mattina, ha annunciato l'apertura alle vaccinazioni già dai 50 anni in poi. Abbiamo più volte chiesto al commissario Figliuolo, ha spiegato Musumeci, la possibilità di ammettere al vaccino anche le persone tra i 50 e i 60 anni. C'è stato sempre risposto che non è possibile e che sarà consentito solo quando avremo messo al sicuro gli over 80. Un principio nobile e che condividiamo pienamente, ha spiegato il governatore, ma è chiaro che non abbiamo poteri sanzionatori o coercitivi e guai se fosse così per convincere i diffidenti a rispettare il vaccino. Per questo abbiamo deciso di aprire, a partire da domani, le prenotazioni ai cittadini dai 50 anni in su. Dobbiamo correre, conclude Musumeci, altrimenti non usciremo più da questo tunnel. E adesso siamo collegati tramite Skype con Gianluca Manenti, presidente Confcommercio Sicilia, che intanto vediamo e ringraziamo per il suo collegamento qui a Canale 74. Presidente, grazie. Grazie a voi per l'invito. Perciò questa notizia eclatante, da dopodomani, da giovedì, sciopero della fame. Questo significa che le istanze, gli appelli, gli incontri, le esortazioni non bastano, non servono più, servono iniziative eclatanti appunto come lo sciopero della fame. Perché si è arrivato a questo e cosa chiedete innanzitutto? Si è arrivato a questo per il rispetto e la dignità delle persone, delle imprese, per tutti quelli che in questi mesi, più di un anno a questa parte, si è impegnata per potersi proteggere e per proteggere anche gli altri. La manifestazione di Milano, della vittoria dell'Inter, diciamo, ma non sono interista, quindi a maggior ragione la dico con una, con forza e con molta e con accuratezza, e in tutte le piazze d'Italia hanno fatto capire che c'è qualche cosa che non va, c'è un mondo sottosopra e questo mondo sottosopra non funziona. E noi che siamo un'associazione di categoria che rappresentiamo la parte mediatrice
diciamo, quindi il corpo intermedio tra l'impresa e lo Stato, questo con la definizione di ieri, con l'atteggiamento di ieri, con il modo di fare di ieri, con l'irresponsabilità di ieri, non, è andato tutto in malora. E questo noi non ce lo possiamo permettere. I vari appelli, come ha detto bene oggi, in questo momento lei, che abbiamo fatto, le varie discussioni sui tavoli, le varie manifestazioni contingentate, che hanno espresso anche un numero limitato, che però era molto significativo, vengono meno. E allora l'unico modo per fare un gesto eclatante, in modo dignitoso e civile, è lo sciopero della fame. Come sarà organizzato questo sciopero? Come se lo immagina? Allora, questo sciopero, noi oggi avrò una riunione con tutta la dirigenza di Confcommercio provinciale e anche con quella regionale e con chi aderirà anche a questo sciopero. Ma penso che avrò molte associazioni di categoria a me vicine che hanno manifestato questa solidarietà e che hanno capito il senso. Non è un discorso di visibilità, come molti dicono, ma è un discorso di dignità. E la dignità soltanto una rappresentanza seria la può dimostrare alle istituzioni. Quindi un presidente di Confcommercio Sicilia ha deciso di fare lo sciopero della fame per dare il giusto senso e il valore di quello che noi rappresentiamo anche in termini economici a livello italiano. Noi rappresentiamo un PIL non indifferente, la piccola e media impresa rappresenta un PIL non... Facciamo scuola economica in tutta l'Europa e questa non è stata né rappresentata e né difesa. E allora sarà il corpo intermedio a difendere le imprese in Lei Italia. parla, ha detto, ha dichiarato che oltre il danno economico anche la beffa, ovvero c'è chi si assembra per festeggiare una vittoria calcistica, mentre ci sono attività commerciali che continuano a soffrire. Ora la mia domanda è diretta. Ovviamente osservando tutte le normative anti-Covid, ristoranti, operatori turistici, ma anche, voglio dire, il teatro, il cinema, le palestre, tutti questi settori condannati alla chiusura, possono realmente riaprire in sicurezza. Noi possiamo riaprire in sicurezza, l'abbiamo detto sin dal secondo lockdown, quando avevamo capito che era necessario un protocollo di sicurezza, indipendentemente dai colori, una procedura corretta, adeguata, restrittiva, ma l'importante è aprire per poter vivere, non sopravvivere, ma per poter vivere. E questo era anche un modo per gestire l'emergenza del Covid, per essere anche civile nei comportamenti anti-Covid. Ma questo non c'è stato e ieri si è scoppiata veramente un'azione eclatante da parte di manifestanti che erano veramente, possiamo dire, una visione non degna del comportamento che da un anno e mezzo a questa parte noi abbiamo preso. Allora qua è saltato tutto, diciamo. Noi riusciamo ad attuare procedure rigorose, questo ognuno di noi come impresa è capace di farlo e quindi non, noi abbiamo detto che non siamo gli untori, però non riusciamo a capire come mai queste manifestazioni e poi dentro siamo chiusi, non in termini di saracinesca, ma anche in termini ormai economici. Un'ultima domanda a lei che ha il polso della situazione per far realmente capire il livello d'allarme nei vari settori, quello turistico, dei servizi, il mondo del terziario, no? Quanto pesanti sono le perdite, anche a livello locale, voglio dire, ragusano? No, le perdite sono ingenti, dopo 25 anni abbiamo un meno 13,9%, si è registrato ora a maggio di perdita economica con grossi cali di fatturato, se non azzerate, soprattutto nel settore turistico abbiamo un meno 40%. Questo ci fa capire che nonostante la nostra richiesta di riapertura, il mondo dell'economia si salverà fra qualche anno. Presidente, la ringraziamo per il suo intervento, Grazie a ovviamente voi. in bocca al lupo anche per questa sua iniziativa, manifestazione di protesta. Stateci vicino, stateci vicino. La ringraziamo. Grazie.
E dalla crisi economica adesso torniamo a quella sanitaria, perché il punto della situazione locale è stato fatto dalla CGIL durante un forum denominato Il futuro della sanità pubblica a Ragusa. Il sindacato inoltre si è detto escluso da tutte le decisioni riguardanti la dotazione organica. Sentite. Lo stato di salute della sanità pubblica a Ragusa rispecchia fedelmente quella che si registra a livello regionale, a dimostrare che non c'è un'idea politica chiara e uniforme, utile a superare limiti e criticità, oggi più che mai senza una prospettiva di soluzione, atteso che manca, dalle dimissioni di Razza in poi, un titolare della delega. La situazione di crisi è emersa al termine di un forum in videoconferenza a più voci, promosso dalla CGIL e dalla Funzione Pubblica CGIL di Ragusa su un tema preciso, ovvero il futuro della sanità pubblica a Ragusa. Il forum, che ha visto Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa, come moderatore, ha registrato come punto di incidenza e di avvio al dibattito la relazione di Duilio Assennato, segretario Funzione Pubblica CGIL comparto sanità a Ragusa. Ha fatto il punto sulle attenzioni e sul rapporto posti letto operatori sanitari, che è inferiore alla media nazionale, 3 posti letto ogni 1.000 abitanti. Le dotazioni organiche non rispecchiano la realtà perché ci sono numeri che si nascondono dietro al paravento dei beni e dei servizi. In questo quadro la sanità convenzionata la fa da padrona in termini di efficienza. Secondo Paolo Ravalli, responsabile dirigenza medica Funzione Pubblica CGIL Ragusa, la criticità del sistema è emersa con la fase pandemica, che ha prodotto delle diseguaglianze. Nel particolare si evidenziano stati di stress tra operatori sanitari accentuati dall'emergenza Covid. Secondo Nunzio Fernandez, segretario generale della Funzione Pubblica CGIL Ragusa, si è trattato di un incidente istituzionale. Il tetto di 14 milioni di euro come dotazione finanziaria della pianta organica non ha nulla di nuovo, visto che in buona parte si tratta di miglioramenti contrattuali. Registra nuovi profili professionali, ma sono insufficienti e alcuni reparti non sono stati attenzionati. Pietro Di Natale, infermiere malattie infettive, ha fatto emergere il dato che le risorse ci sono. Quello che preoccupa è la gestione del personale e la sua assegnazione. Basti pensare all'assenza di fisioterapisti nell'area Covid. In buona sostanza, evidenzia anche Franca Clementi, dirigente storica del sindacato, nonché referente civico della salute, è necessario per il sindacato conoscere i percorsi che individuano le scelte e gli strumenti di cui si avvale la sanità pubblica per realizzare i propri obiettivi, nell'auspicio di applicare il metodo della trasparenza. Il quadro generale che scaturisce da questo confronto non è certo ottimistico. A livello regionale ci sono manager nominati per casacca indossata e si sono dimostrati non all'altezza del compito, determinando uno sfascio nel servizio assai pericoloso. Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa, ha evidenziato infine un tema atavico nella gestione della salute in Sicilia, come quella che fa capo alla relazione tra ASP e rappresentanti della politica, soprattutto i referenti all'ARS. Tali referenti, secondo Scifo, esercitano grande influenza sulle scelte, di fatto indebolendo il ruolo delle direzioni strategiche. E ora ci spostiamo a Marina di Modica, dove diversi residenti, ma anche commercianti, continuano a lamentare la mancanza di copertura telefonica di servizi mai risolti da ben 5 mesi, ovvero da quando un tir invase in un incidente un'isola spartitraffico, distruggendo l'antenna e la cabina di una nota compagnia telefonica. Intervenire e chiedere un intervento rapido è il capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Modica, Mommo Carpentieri. Dal 2 dicembre dello scorso anno, la situazione all'altezza del secondo ingresso per Marina di Modica è ancora questa. La cabina e l'antenna di un noto operatore telefonico si trovano come rimaste dopo l'incidente che si è registrato appunto 5 mesi fa. Anzi, la cabina dell'operatore telefonico recentemente sarebbe stata anche rimossa. Da allora nessun intervento di sistemazione, nulla è cambiato. Né la compagnia telefonica né le maestranze locali si sono mosse a favore di cittadini e utenti che da quel momento hanno avuto serie difficoltà con il proprio gestore telefonico. 5 mesi con copertura telefonica assente o a singhiozzo. Un disservizio che potrebbe anche restare tale per altri chissà quanti mesi, anche adesso a ridosso della stagione estiva e con molti cittadini che si trasferiranno nella frazione balneare di Marina di Modica. Tutto dovuto a uno spaventoso incidente registrato appunto
avvenuto il pomeriggio dello scorso 2 dicembre, quando un tir è finito sull'isola spartitraffico schiantandosi contro una palma, abbattendo anche la segnaletica stradale e distruggendo l'impianto di telefonia. Sul posto intervenne il personale dei vigili del fuoco e del 118 ed allora si parlò di miracolo per il camionista al volante del tir, che rimase illeso nonostante il violento scontro all'altezza dell'incrocio con via Giovanni da Varanzano sulla provinciale 66 Marina di Modica. In quella circostanza il conducente riuscì ad uscire sulle proprie gambe dalla cabina del tir, trovandosi poi riparo all'interno dell'automobile di un automobilista in transito in attesa dei soccorsi. Un incidente terminato bene, ma le cui conseguenze si continuano però a notare a causa del danneggiamento della cabina telefonica. Su tale di servizio, ancora irrisolto, è intervenuto il capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Modica, Mommo Carpentieri, che, sentite le istanze di cittadini e attività commerciali, chiede ufficialmente all'amministrazione comunale se è intenzione del comune attivarsi per far da intermediario tra utenti e compagnia telefonica affinché si risolva tale problematica nel minor tempo possibile. È necessario, afferma Carpentieri, trovare immediatamente una soluzione per la sistemazione della cabina telefonica, visto che si tratta di un intervento non certo complesso e di facile attuazione, ma che porrebbe la parola fine su un disservizio che si protrae già da troppi mesi. Sarebbe il caso di intervenire immediatamente e prima dell'inizio della stagione estiva. Per questo, continua Carpentieri, mi riservo di presentare apposita integrazione consiliare per capire come l'amministrazione intenda muoversi affinché si ripristini la normalità della copertura telefonica nella frazione di Marina di Modica. E ora vi parliamo di quanto dispiacevole si è registrato nelle ultime ore a Ragusa, precisamente in via Sergio Ramelli. Ignoti infatti hanno cancellato con una bomboletta spray la scritta dell'insegna per una vecchia ideologia, adesso condannata anche dal primo cittadino di Ragusa, Peppe Cassì. A Ragusa accade anche questo, un nome cancellato da un'insegna toponomastica, una persona morta la cui memoria è stata deturpata per vecchie ideologie storiche e politiche. L'insegna sulla via di Sergio Ramelli non è più leggibile perché qualcuno l'ha completamente coperta con della vernice nera. Un ennesimo caso di apologia al fascismo che inasprisce il dibattito ragusano. La polemica politica non può in alcun modo giustificare lo sfregio alla memoria di un ragazzo di soli 19 anni ucciso barbaramente a colpi di chiave inglese per aver avuto il coraggio di esprimere la propria opinione in anni in cui opporsi all'egemonia di sinistra poteva costare la vita. Ramelli era militare del Fronte della Gioventù e venne aggredito il 13 marzo del 1975 da un gruppo di militanti dell'estrema sinistra. Il giovane morì il 29 aprile, oltre un mese e mezzo dopo l'aggressione, a causa dei traumi riportati. I responsabili tuttavia furono identificati solo 10 anni dopo l'accaduto e riconosciuti responsabili di omicidio volontario. Questa è la storia ed oggi le ancora incomprensibili conseguenze di una segnaletica imbrattata e successivamente asportata da ignoti. A denunciare l'accaduto il circolo territoriale di Ragusa di Fratelli d'Italia, voglio sperare, aggiunge il coordinatore cittadino Alessandro Sitinieri, che questo grave fatto sia da ascrivere all'iniziativa di qualche vandalo occasionale che ha cavalcato le recenti polemiche piuttosto ad essere un atto debellato con connotazioni espressamente politiche, perché in questo caso sarebbe un'azione che di politico nel senso più genuino del termine avrebbe ben poco. Si tratterebbe invece di un gesto deprecabile a danno della memoria di un ragazzo innocente. Ad intervenire su questo nuovo episodio anche il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. È accaduto esattamente ciò che avevo auspicato non accadesse, ha affermato Cassì. Vecchie ideologie che hanno creato nuovi contrasti. Definirsi camerati e fare il saluto romano sono comportamenti che, stando alla Cassazione, non oltrepassano il confine della legalità se usati per commemorare qualcuno. Vandalizzare un'insegna stradale è un'azione delittuosa e sarà quindi perseguitata legalmente. Personalmente, conclude il primo cittadino, trovo esecrabili e indigeribili entrambi i fatti distanti dai quei valori di civiltà, rispetto e tolleranza che proprio la storia avrebbe dovuto insegnarci. Le insegne, conclude Cassì, prontamente rimosse saranno sostituite. Bene, il telegiornale termina qui. A tutti voi grazie e buon proseguimento di giornata.